Purtroppo la situazione è abbastanza critica ormai, perché le bollette energetiche sono arrivate a essere triplicate, quindi noi non vogliamo né aumentare il pane né licenziare nessuno, però purtroppo se non si agisce velocemente a livello nazionale e si prendono delle misure per contrastare questi aumenti, dovremmo prendere delle scelte. Quindi stiamo aspettando, a breve o anche con questo cambio di governo, di vedere effettivamente se ci sono degli aiuti a livello nazionale. La sua ultima bolletta? 5,7, mese di agosto, 5,7 contro 1,9 del mese di luglio. E poi bisogna anche inserire i costi delle materie prime. Allora, le materie prime, diciamo, non quelle di nicchia, ma proprio quelle essenziali per panificare, quindi zucchero, farina, sono raddoppiate. Lo zucchero dai 65 centesimi è arrivato a costare 1,20 euro, quindi è raddoppiato sostanzialmente. Le farine stessa cosa, quindi sostanzialmente il problema non è soltanto energetico, ma è anche delle materie prime. Il nuovo governo si sta adesso insediando, ma forse deve mettere a disposizione anche delle risorse importanti. Sì, sicuramente il governo dovrà stanziare dei fondi per far fronte a questi aumenti. Ripeto, noi non vogliamo licenziare nessuno, stiamo cercando di tamponare, cercando di risparmiare. Per fare un esempio, anche nelle stupidaggini, qui la mia attività ha sempre avuto le luci aperte la sera, ormai da un mese a questa parte la vetrina è buia, quindi anche la città risente di queste cose, quindi dobbiamo, nel nostro piccolo, quello che possiamo risparmiare, bisogna risparmiare, quindi non è soltanto il discorso, diciamo, delle materie prime, della cosina, ma è tutto un comparto che è in aumento, alluminio, ferro, stiamo facendo dei lavori per un laboratorio nuovo, è raddoppiato tutto quello che l'anno scorso costava la metà. La clientela comprende questo momento di difficoltà, perché poi è il cane che si morde la coda, se voi doveste aumentare i prezzi c'è magari chi potrebbe non venire più ad acquistare il pane da voi. Ma la gente lo sa, perché comunque questo non è soltanto un problema delle aziende, ma anche un problema familiare, anche le famiglie stanno subendo questi aumenti dell'energia elettrica e quindi sanno che noi siamo, che non lo facciamo per speculazione. Attualmente comunque ieri nella riunione che abbiamo fatto è stato deciso di non aumentare i prezzi del pane, che è l'alimento principe e fondamentale della tavola, e quindi cerchiamo di tutelare questo per i nostri cittadini. Però dobbiamo avere degli interventi e delle risposte concrete, perché dobbiamo prendere ovviamente delle scelte. Abbiamo tamponato questi 2 mesi, cerchiamo di tamponare il terzo mese, ma dobbiamo avere delle risposte certe a breve scadenza.